Non ho ancora idea di dove si sia cacciata in questo lunedì. L'ho presa proprio, l'ho recuperata così per le penne. In collegamento telefonico ce l'ho, è arrivata. Sono le 16:32, Ilaria Barbotti. Ciao Ilaria. Ciao. Senti, il giro di Ilaria, dove ti porta quest'oggi? In realtà Alla oggi sono base a o no? casa. Ah, Sì, oggi sono a casa, quindi mi trovi a casa. Semplicemente ero al telefono tra le mille telefonate quotidiane, quindi niente, troviamo un attimo no, di perché infatti telefono che spostava. io t'ho twittato, ma ci diciamo queste cose in Ho diretta, visto. tanto twittato e non risponde, dico, mi sa tanto che oggi è super impegnata come al solito, riesco sempre a strapparti per 5 minuti dei tuoi impegni, che poi questo fine settimana ti ho un po' seguita attraverso chiaramente i social, eri in quel di Bologna. Sì, esatto, questo fine settimana eravamo a Bologna ad Arte Fiera e a Setup, che sono due importanti fiere d'arte contemporanea che si svolgono a Bologna nello stesso periodo e quindi eravamo su a raccontarle un po' con le nostre fotografie, con i social, quindi bellissimo weekend d'arte è stato, molto bello, un po' freddo ma molto bello. Eh no, no, abbiamo visto le foto in giro per la fiera, ma anche per il centro di Bologna, e quindi ti abbiamo seguita. Esatto, Allora, sì. oggi di che cosa parliamo insieme? Allora, oggi proprio perché ho passato questo weekend nell'arte e ho fotografato tanto insieme anche insomma, ad altri Instagrammers da tutto il resto d'Italia, quindi ci siamo un po' ritrovati, mi piaceva un attimo parlare con voi delle novità che la fotografia mobile, quindi la fotografia che viene fatta e condivisa con gli smartphone oggi ha. Considera che, per esempio, io Mary in questo momento sul mio tavolino ho diversi dispositivi, diversi device oltre al mio iPhone, che è la prima cosa con cui scatto, però uso spesso ad esempio la Sony Camera, che non so se conosci, è No. questa camera praticamente piccolina, si chiama QX10, che viene applicata direttamente sullo smartphone oppure puoi tenerti in mano. Praticamente funziona con il wifi, quindi in collegamento wifi con il tuo smartphone. Ovviamente ha uno zoom e una camera importanti anche come qualità perché ha uno zoom del 10x ottico e ha diversi megapixel che adesso non trovo ma te li dico. Sì. E quindi tu riesci a fare delle foto di grandissima qualità come se avessi adesso non dico una reflex ma comunque una camera digitale di grande qualità col tuo telefonino. Quindi riesci a fare delle foto con una risoluzione molto più elevata rispetto a quella che ha la fotocamera nativa dell'iPhone o insomma degli smartphone che avete e quindi riesci a produrre delle immagini molto belle. Tu che mi segui, Mary, sicuramente avrai visto quelle immagini che avevo fatto in spiaggia qualche mese fa, che erano molto vicine alla sabbia, non so se Sì, te le ricordi, al me le trofeo ricordo, me le davanti. ricordo. Quindi insomma degli effetti macro che normalmente riesci a fare appunto, con delle fotocamere e difficilmente riesci a rendere con uno smartphone, anche se l'iPhone comunque fa delle discrete foto, chiaramente questa è una camera a tutti gli effetti professionale, quindi è uno di quegli ammennicoli con cui io praticamente andavo in giro questo fine settimana, effettivamente anche dentro la fiera devo dire che molta gente si girava e diceva, ah, ma cos'è quello? Cosa fa? Cosa non fa? Quindi comunque c'è anche molta curiosità perché poi ti trovi questo obiettivo abbastanza importante appoggiato al telefono e insomma non Allora, adesso io ho fa anche un capito po' tutto. sorridere. Ho capito tutto perché io sto lì, sono una novizia, no? Poi vi seguo, cerco un po' di imitarvi e mi chiedevo, no, ma perché loro riescono a fare delle foto così belle e io non ci riesco? Perché in realtà c'è un po' di trucco. Cioè, con questi dispositivi riesci a fare una foto di qualità migliore e poi attraverso i filtri di Instagram ci metti quel tocco in più e vengono fuori delle foto che sono veramente straordinarie. Sì, allora, più che parlare di trucchetti, io parlo sempre cioè è chiaro che esistono dei trucchetti, però chiaramente alla base di tutto c'è anche un po' l'occhio fotografico, cioè Sì, sì, comunque sì. per avere una bella galleria su Instagram o comunque per essere seguiti e ricevere dei like, chiaramente bisogna comunque condividere delle immagini che siano quantomeno studiate o rispettino almeno le regole base della fotografia. Quindi non mi fate più vedere i mari storti, cioè la linea dell'orizzonte deve essere dritta, degli editing troppo spinti, quindi delle immagini molto saturate o che
che palesemente si vedono che sono finte, quelle immagini lì tendono sempre di più a avere un po' meno seguito e un po' meno interesse, chiaramente, perché alzando il livello sempre di più con appunto questi tipi di attrezzature esterne o comunque con delle applicazioni di editing fotografico che ti permettono, tipo Photoshop, di andare a ritoccare le immagini, a renderle più piacevoli, anche se magari il primo scatto non era proprio perfetto. Quindi chiaramente il livello si sta alzando e ovviamente chiunque decide di stare su Instagram, oltre a raccontare i momenti della sua giornata, dovrebbe cercare di essere, quantomeno di iniziare ad avere un proprio stile, comunque di scattare delle cose particolari. Quindi insomma, sono un pochino due i consigli che mi vengono sempre, che do sempre, quindi quello di avere un proprio stile, cioè uno stile personale, di decidere magari di scattare delle cose che ci piacciono, le cose che più di tutti vediamo durante il giorno, quindi ci riesce anche facile fotografare, e stare comunque un pochino attenti a queste regoline un po' base della fotografia, quindi a quelle linee dell'orizzonte, cercare un po' dei soggetti piacevoli da fotografare, insomma un pochino cercate appunto, come giustamente fai anche te, di rifarvi un pochino a quelli un po' più bravi, cioè seguite quelli bravi, i fotografi bravi che ci sono su Instagram, che sono tantissimi. Magari la prossima volta vi dico un po' di nomi di personaggi da seguire interessanti, magari stranieri, così ci facciamo un po' un'idea, e quindi anche vedendo cosa fanno gli altri cercare di migliorarsi sempre. Insomma, per me Instagram è sempre una grandissima fonte di cose nuove, cioè io imparo sempre molto da questi Instagrammers seguiti, sono praticamente sempre stranieri, perché italiani ne seguo veramente pochi, però insomma all'estero traggo sempre molta ispirazione da loro, quindi è bello anche per quello, perché Instagram è anche a differenza degli altri social, in cui comunque tendi un po' più a farti i cavoli degli altri, lì secondo me è il più artistico, forse tanto. Instagram, esatto. È il social più artistico, no? Secondo me può imparare tanto, cioè a livello di comunicazione visiva, di creatività, seguendo le persone giuste, chiaramente, perché bisogna anche sceglierle chi seguire, ti puoi fare dei bei viaggi intorno al mondo e non solo, insomma. Lo trovo sempre cioè quando scorro il mio stream, insomma, è sempre un bel momento per farsi un viaggio in giro per il mondo, quindi bello anche per quello. Senti, l'ultima cosa, qual è il soggetto più fotografato su Instagram, se ce n'è uno che va per la maggiore? Allora, sicuramente gattini, piedini, cioè i gatti e i piedi, le foto del From Where I Stand, quindi la foto che tu ti fai alle scarpe quando... Ma dai, ormai non è passata di moda la foto ai piedi. Quella, guarda, ancora sì, sta un po' passando, però diciamo che c'è avuto un momento così proprio alto di l'estate scorsa, forse. Gatti e scarpe, comunque, cioè i gatti a prescindere continuano comunque a tirare tantissimo. I piedi forse un pochino si stanno scendendo, altre cose che prendono tantissimo like sono i tramonti, quindi il sunset proprio va a palla. Quindi foto con un bel tramonto sul mare o non solo, comunque prende tendenzialmente più like di una foto con un altro soggetto. Ho notato con mio dispiacere proprio in questo weekend che comunque le foto d'arte, quindi almeno per quanto riguarda me, il mio stream, la foto d'arte, quindi anche una bella foto studiata con un bel soggetto, comunque riceve meno like di un paesaggio. Quindi tendenzialmente il conero mi continua a prendere like, una foto d'arte ne prende la metà, quindi comunque il paesaggio tira sempre di più, quello sicuramente. Bene, interessante anche questa piccola classifica che abbiamo fatto. Torneremo a parlare allora di Instagram, come dicevi tu, con qualche suggerimento nei prossimi lunedì. Sì, dai. Okay. Tema per il prossimo lunedì, hai compiti a casa da fare. Bene. Io bene. Ti saluto Ilaria, ti auguro buon pomeriggio, noi ci sentiamo la prossima settimana. Grazie mille, ciao, ciao, ciao. Lunedì. Ciao a tutti, ciao, ciao.